È in questo momento che il biologico sta diventando mainstream e si trova dappertutto. E noi che abbiamo iniziato più di 30 anni fa, che quindi lo abbiamo proprio come missione aziendale, siamo nati per un prodotto di qualità, per un prodotto biologico e biodinamico, per un'agricoltura di qualità, quindi agricoltura biologica e biodinamica. Quindi dobbiamo sempre essere, come dire, non solo attenti, ma sempre coltivare la migliore qualità possibile. Un consumatore, una persona, un cliente, una persona non compra solo prodotto. In realtà comprando si lega volente o nolente, consciamente o inconsciamente, a una comunità, a coloro che l'hanno distribuito, a coloro che l'hanno prodotto. Quindi noi vogliamo portare consapevolezza in questa mano alla comunità. Come dire che un'azienda non è solo un'azienda, un'azienda che produce prodotti, ma un'azienda è di fatto una comunità, una cosa allargata ai propri clienti, ai propri fornitori. Bio non è solo prodotto, ma è la cultura. È cultura del biologico, è cultura dell'alimentazione, è cultura agricola, è agricoltura. E quindi effettivamente noi pensiamo, con modestia, insomma, ma comunque pensiamo di avere in noi, noi siamo nati con questa cultura, per questa cultura, e vogliamo diffondere questa cultura. Il tema sostenibilità oggi è un grande tema. Sostenibilità, come dire, ha tantissimi risvolti. Per noi ha soprattutto, come dire, un tema ambientale, che coltivare biologico non vuol dire solo produrre un cibo sano, ma vuol dire curare la terra, quindi rendere il terreno sostenibile, vuol dire lavorare sul tema dell'acqua. Il tema dell'acqua è un tema importantissimo, perché vuol dire sarà il tema, come dire, sarà l'elemento limitante nei prossimi anni, quindi minor consumo di acqua, giusto consumo di acqua, ottimo utilizzo dell'acqua. E poi sul tema delle emissioni, come dire, della riduzione delle emissioni, anzi dell'assorbimento di CO2 attraverso appunto la creazione di humus. E poi andiamo sul tema sociale, perché effettivamente in agricoltura oggi non si sa, o si fa finta di non sapere, c'è uno sfruttamento e c'è un tema di mancanza di denaro e di sfruttamento delle persone, purtroppo drammatico, dovuto a dei prezzi troppo bassi per i prodotti agricoli. Quindi dobbiamo lavorare alla sostenibilità delle aziende per il futuro.